ufficiale al Galvani di Bologna, ha scritto sul quotidiano La Repubblica: mai generazione fu messa di fronte a scelte come quella. Eravamo a Gaggio e sentimmo Badoglio alla radio. Cominciò così. Per tutti quei giovani che l'8 settembre fecero i conti col vuoto di potere e 115, un ufficiale che aveva combattuto a Tobruk, 30 ragazzi e un capitano. Sembra l'immagine della resistenza. C'era un bel clima da stato nascente. Il capitano era deciso, determinato. Formammo la Brigata Giustizia e Libertà della Montagna, l'unica del bolognese. Per Pandiani la decisione resistenziale doveva determinarsi a ridosso della svolta barugliana. Militari di carriera avevano combattuto la guerra di Mussolini. Pietro, ufficiale di artiglieria, era stato inviato in Spagna nel 1936 per combattere con i falangisti. Veniva poi spedito in Africa, dove veniva ferito insieme al fratello. Nasceva una brigata che doveva agire sui monti, fra Gaggio e Ronchidoso. Pochi studenti, molti manovali. Il giovane Enzo Biagi poteva così incontrare il capitano Pietro. Il capitano stava su un poggio, con un cannocchiale che gli pendeva sul petto ed un'altra colla. Portava gli occhiali scuri, la camicia con i bottoni slacciati e ogni tanto si grattava. Era alto, robusto, parlava poco ed adagio, con accento meridionale. Mi sta bene la democrazia, ma qui decide uno solo, io. Meno ci lasceremo la buccia e più sarò contento. Siamo appena scampati ai rastrellamenti e abbiati con la Matteotti e la Garibaldi. Era iniziata la storia di una brigata. 100 ragazzi e un capitano. Il fronte era ovunque, dietro un argine su una balsa. Se un partigiano cadeva prigioniero, era un partigiano morto. In tanti caddero talvolta con una difficile sepoltura. Negli ultimi giorni di settembre le SS seminavano morte in una sanguinosa catena di eccidi indiscriminati sino a Marzabotto. La brigata di Pandiani restava unita in armi fino alla battaglia di Monte Belvedere. Toni Giuliolo moriva sull'ultimo fronte. La brigata di Pandiani entrava in Bologna il 21 aprile del 45, il giorno stesso della liberazione della città. E a seguire il giudizio di Enzo Biagi. Enzo Biagi, partigiano della Brigata Giustizia e Libertà Montagna e commilitone di Pietro Pandiani, così scrive di Pandiani: in 14 mesi la mia resistenza, a cura di Loris Vanzetti. Il capitan Pietro, Captain Peter, dicevano gli americani, mon capitaine, diceva Napoleon Jacques Lapellier, un partigiano francese aggregato alla brigata, in seguito fucilato dai tedeschi a Castelluccio, sapeva fare la guerra e non la temeva. Anzi, come si adoperavano in mitra e in mortaio, come si va all'attacco e come si fa a non aver paura, perché paura non si doveva avere mai. In tanti dobbiamo a lui la vita. Tra quelli che hanno segnato la mia vita, tra i più indelebili, c'è
c'è il capitano Pietro, per noi giovani uomini di giustizia e libertà, è stato non solo uno straordinario comandante, ma anche un esempio di rigore, di pulizia, di modestia. Voleva proteggerci, e non solo dai pericoli della guerra, ma anche dagli equivoci della politica, dalle furbizie delle piccole strategie, dai compromessi disinvolti. Ho vissuto con vaga coerenza quando tutti o quasi hanno avuto l'occasione di ottenere qualche beneficio. Lui non ha chiesto nulla, non è stato un reduce di professione, non ha fatto carriera, non ha cercato né gli hanno dato un buon posto, lo ha conservato, però nel cuore dei suoi vecchi ragazzi è il tempo e i fatti che ci accolgono, che ci assalgono, se meglio dire, rendono più acuto il rimpianto. Aveva 29 anni quando arrivò alla brigata. Veniva da una famiglia di tradizioni garibaldine. Il nonno aveva partecipato alle 5 giornate di Milano, dove rimase ferito. Poi alla difesa di Roma nel 1849. Sul suo esempio, il capitano Pietro